Nuovo giovedì e nuovo consueto appuntamento con l'Atle Talk. Ben ritrovati da parte di Federico Marconi. Benvenuti all'interno di una puntata importantissima. Innanzitutto perché è la prima da campioni d'Europa. Questo va detto con grande chiarezza, perché abbiamo vissuto l'Europeo qui con l'Atle Talk ogni giovedì, analizzandolo con tanti ospiti. Oggi però mettiamo un po' da parte il calcio, almeno inizialmente. Si parla nello specifico di basket e ne parleremo ovviamente con degli ospiti. Prima di presentare la mia compagna di viaggio, non posso che andare a citare, a presentare, a ringraziare come sempre coloro che ci supportano e che ci permettono di andare live. Quindi il producer Nicolò Masini, il regista Mattia, che tutto sa, tutto vede, tutto tocca e tutto se magna. No, anche meno, non si può dire questa cosa. E poi il moderatore, che non è qui, ma è qui. Insomma, è una cosa un po' difficile da spiegare. È Andrea Buzzao. Detto questo, Martina Procaccini, ben ritrovata. Ciao Federico, buonasera a tutti, buonasera a Nicolò, buonasera a Mattia, buonasera ad Andrea il moderatore. Sì? A te ti ho salutato? Penso di sì. Ah, ok. Beh, cioè, se vuoi puoi farlo ancora una volta per sottolineare la mia importanza. Ok, però. Importantissimo Federico, sì. Marconi, e soprattutto buonasera ai nostri ospiti. Daniele Sandri, in collegamento con noi, cestista, professionista della Gevi Napoli, nonché vincitore del campionato e della Coppa Italia a 2, e anche nostra vecchia conoscenza. Ciao Daniele, ed è con noi anche in rappresentanza della Charlatans Basket. Ti vuoi presentare? Buonasera, sì, sono Giancarlo Garraffa, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Charlatans Basket. Quindi abbiamo proprio, insomma, la punta di diamante, il presidente di questa società, che appunto, insomma, è molto impegnata in tantissime iniziative sociali a Napoli. Ma ci arriviamo tra pochissimo. Beh, tanto bisogna dire che per quanto riguarda il basket, Martina, è stato un anno importantissimo, soprattutto lì a Napoli, qui abbiamo dei protagonisti. Esatto. E come hai detto tu, insomma, poi effettivamente l'Italia è un po' sul tetto d'Europa, tra il tennis che ci hanno riportato in finale, l'Italia ancora di più di calcio, addirittura il basket ci fa varcare i confini europei perché ci porta a Tokyo. Una bellissima soddisfazione, un bel traguardo. Daniele? Grande traguardo, no, non penso che in tanti se l'aspettassero, e ottenuto questo traguardo tutti iniziamo a sognare l'Italia, finalmente l'Italia che magari va a vincere una medaglia, e soprattutto Italia Olimpica era da tanto tempo, ed è bello. Sono contento per noi italiani, sono contento per i ragazzi che conosco di quella nazionale, che veramente meritano questo risultato. Ma insomma, diciamo che poi tu sei contento anche per la tua squadra, diciamo una contentezza duplicata, triplicata, no? Perché come dicevamo, avete vinto quest'anno la seconda Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro, cioè la prima di Serie A2 praticamente. Poi correggimi se sbaglio. È stato un buon campo, bella annata, adesso. Insomma, anzi, come dice il film, un'ottima annata. Sì, è stata un'ottima annata. Io non sono più a livello contrattuale con loro, adesso sto cercando altra collocazione, ma loro sono comunque, la Gevi è stata quest'anno, la stagione scorsa è stata protagonista di una stagione incredibile, raggiungendo tutti gli obiettivi su ogni tipo di fronte e ottenendo i risultati che la società ha richiesto. La città di Napoli è stata contenta, e quello che mi porto io onestamente è quel calore e quel carattere che la città di Napoli mi ha trasmesso. In più mi sono portato degli amici cari, tra cui Giancarlo, che è un grandissimo amico mio, perché veramente abbiamo passato tanti momenti belli assieme, perché la sua associazione veramente fa qualcosa di importante per la città di Napoli, ma a livello pratico, non solo di parole. Quindi sono estremamente contento di fare questa diretta insieme a lui, e una delle cose più belle che mi sono portato è questa amicizia, questo legame. Abbiamo avuto cene assieme e continueremo ad avere altre esperienze assieme, sicuro. E basta, quindi è stata una stagione fantastica, bellissima e molto ricca, estremamente ricca. E quindi tu hai detto che non hai più, diciamo, un legame, il vincolo contrattuale con la Gevi, e quali sono i tuoi, cosa prevede il tuo futuro?
Ma adesso vedremo, stiamo con il mio agente, stiamo vedendo quelle che saranno le proposte migliori. Adesso valuteremo, anche perché ci sono vari fattori che devono essere valutati nella mia prossima scelta e di conseguenza voglio essere attento e fare le scelte giuste per il mio futuro. Prima di arrivarci al tuo futuro, Daniele, una domanda off topic. Tu chiaramente sei un cestista professionista, si parla chiaramente di basket, ma sei anche un appassionato di calcio? Ah beh sì, il calcio lo seguo, sì, appassionato da starci a seguire sempre, no, però comunque per forza di cose quando mi metto a mangiare a casa guardo Studio Sport e praticamente sarebbe studio, l'equivalente di Studio Calcio, e di conseguenza mi guardo tutte le notizie di calcio che praticamente sono il 90% delle notizie, di conseguenza so qualcosa, conosco qualche calciatore, quindi comunque mi piace il calcio perché fa parte degli sport, quindi io sono appassionato di sport. E sei anche un simpatizzante di qualche squadra nello specifico? Ah beh sì, io sono un tifoso del Milan. Ok. Del Milan, sì. Del Milan. E allora dal Milan alla nazionale c'è un collegamento, che collegamento non sarà più, per quest'estate lo è stato. Si parla di Donnarumma, naturalmente, che è stato il protagonista assoluto dell'Europeo, tra i migliori. E a proposito di Europeo, chiedo a te, e poi ci spostiamo anche naturalmente con l'altro ospite per sentire le sue sensazioni. Ti aspettavi questa vittoria dell'Italia? Secondo te partiva tra le favorite oppure no? Me l'aspettavo che arrivassero in finale, perché era veramente un bel gruppo. Poi comunque a livello statistico le vittorie parlavano da sé, dicevano che la nazionale aveva una continuità impressionante, ma poi vedendoli giocare, con come si divertivano, con quanta durezza mentale arrivavano in campo, caspita, lì dici, caspita, stavolta ce la puoi fare. Infatti ce l'hanno fatta, ma non è stata, l'hanno meritato, è per quello che non è stata una sorpresa, perché l'hanno meritato. Poi potevano, con la Spagna hanno rischiato un po', perché gli spagnoli sono forti e magari con la Spagna meritavamo meno, ma alla fine siamo stati comunque lì credendoci fino alla fine, capito? Beh, poi c'è una tradizione, no, in Spagna. Quanto conta la tradizione in una squadra, no? Per cui alla fine poi difficilmente diventa imbattuta o comunque battuta male. Ah beh certo, ma la tradizione conta, solamente che la tradizione arriva fino a un certo punto, devi avere una progettazione ben chiara e delle idee e degli obiettivi, cosa che la nazionale dopo delle certe delusioni, la delusione forse più scottante dei mondiali e le ultime delusioni, hanno deciso di seguire un progetto con un allenatore che secondo me è pazzesco, e con carattere hanno vinto gli europei. Spero che sia solo l'inizio, anche perché sono tanti ragazzi giovani. Speriamo, anche perché il mondiale è soltanto tra un anno e mezzo e ci arriveremo. Giancarlo, vengo da te. Aprirei con il discorso europeo a questo punto, perché si parla di questo, poi ovviamente torniamo sul basket, ci mancherebbe altro. Tu sei un appassionato di calcio come Daniele? Sì, anche. E di che squadra sei? Guarda il colore della maglia, non c'è niente da fare. Azzurra. Del Napoli, immagino. Napoli. Ah, io pensavo dell'Italia e basta, infatti solo la nazionale. Come vedi Giancarlo il nuovo Napoli di Spalletti? È una bella domanda. Se ti devo rispondere in maniera sincera, penso che sia l'allenatore inadatto per il tipo di presidente. Però può darsi che poi mi dimostri il contrario. L'allenatore è di valore, però non vedo un pessimo incastro con il presidente. Posso farti una domanda un po' provocatoria? Qual è l'allenatore adatto per quel tipo di presidente? L'allenatore adatto per quel tipo di presidente è un allenatore che i due allenatori che sono andati meglio con De Laurentiis sono stati Mazzarri e Sarri, che erano due allenatori che si dovevano affermare e che avevano poche pretese da un punto di vista tecnico, per cui non hanno mai imposto o richiesto giocatori di grido nelle campagne acquisti, e quindi questi tipi di allenatori secondo me vanno abbastanza bene con De Laurentiis, e poi devono sopportare, diciamo,
delle spuriate che lui ciclicamente fa all'interno delle stagioni sportive, e chiaramente se un allenatore si deve affermare, la accetta anche di inghiottire qualche boccone amaro, perché è in rampa di lancio e quindi si tiene stretta questa occasione. Se l'allenatore invece, viceversa, è un allenatore di rango che è affermato, difficile che possa sopportare una o più sfuriate del presidente, e quindi poi alla fine ciclicamente con quelli là forti come Benitez, come Ancelotti, che hanno curriculum, ciclicamente è finita sempre male. Allora, colgo la palla al balzo per rimanere in tema, visto che parliamo di basket, questa battuta triste tipo quelle che fa Federico Marconi. No, la cosa brutta è che l'hai dovuta spiegare, perché non so se era... Colgo la palla al balzo perché sta parlando Giancarlo per affrontare un po' il discorso del ruolo sociale, no? Prima Daniele ha fatto cenno a quali belle iniziative e quanto siano concrete, quanto siano fatti e non parole tutte le iniziative che fa la Charlatans Basket. Ecco, ce ne vuoi parlare un po', Giancarlo? E soprattutto, e questo poi lo domando a entrambi, che ruolo, quanto è importante il ruolo sociale dello sport? Quanto è elevato questo ruolo? Prima Daniele o prima io? Vai Giancarlo, sì, ho colto la palla al balzo e parlavi tu. Allora vado io. Rispondendo alla prima domanda, le iniziative che noi abbiamo fatto in questi anni sono delle iniziative rivolte allo sviluppo dello sport di base. Inizialmente abbiamo fatto un progetto che abbiamo chiamato Un Canestro per Amico, dove abbiamo cercato di mettere un canestro o un campo a secondo delle disponibilità di spazio in ogni quartiere della città, sia a Napoli che a Pozzuoli, per cercare di dare più la possibilità liberamente e gratuitamente a quanti più ragazzi di poter giocare a pallacanestro e di trovare un luogo dove potersi aggregare all'interno del quartiere. E questa era un'idea che è nata un po' dalla nostra esperienza, cioè noi quando eravamo ragazzi non trovavamo un campo dove poter giocare, o meglio ce n'era uno solo, e quindi bisognava fare dei chilometri per andare a giocare, tanti si scoraggiavano perché era lontano, quindi c'era una poca fruibilità e molti ragazzi si perdevano, diciamo, la possibilità di giocare a pallacanestro, perché alcuni non avevano la possibilità magari di pagarsi un corso, altri appunto per la distanza, e si perdevano tante risorse di, appunto, ragazzi che si potevano avvicinare al basket. Quindi abbiamo pensato che, mettendo almeno un canestro per quartiere, questa cosa che noi abbiamo vissuto con disagio potesse almeno dai nostri, diciamo, figli non essere vissuta con gli stessi disagi che abbiamo avuto noi. Dopo questa, diciamo, questa iniziativa è ancora in vigore, adesso ne abbiamo installati 20 e Daniele è venuto a vederne tanti, ci è stato molto vicino, devo dire la verità, è stato veramente super, perché poi non tutti hanno questa sensibilità, cioè per esempio come lui non è che ce ne sono stati chissà quanti altri che appunto sono venuti a vedere i canestri, si sono interessati, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista io non solo lo ringrazio, ma veramente gli faccio un monumento, perché è stato bellissimo sentirlo così vicino, e soprattutto per i nostri ragazzi, perché per i ragazzi alla fine avere l'esempio del campione che vedono la domenica dagli spalti, che si avvicina a loro e diventa terreno, e quindi va nel campetto dove giocano loro, trasmette la sua esperienza, poi Daniele non ne parliamo proprio perché è prodigo di consigli a tutto tondo, e questo è un tesoro inestimabile, perché poi la cosa più bella è quale può essere se non appunto la trasmissione dell'esperienza dal campione al ragazzo, che avviene in maniera diretta in questo modo. Poi parallelamente a questo progetto abbiamo cominciato a farne un altro che si chiama un allenatore per amico, cioè in questi canestri, in questi luoghi dove sono nati i playground, abbiamo cominciato a mandare i nostri istruttori a gratuitamente a dare una mano ai ragazzi che si avvicinavano al basket, per cui giocavano nei campetti, però non avevano nessuna idea di come fosse lo sport, i fondamentali e quant'altro. E quindi questo è stato anche un altro modo per cercare di avviare, dopo l'avvicinamento, l'avviamento verso la pallacanestro. E
E poi è nato il terzo progetto, che è quello a cui io forse tengo di più, perché lo trovo un progetto di una valenza sociale pazzesca, e che è un progetto che io mi auguro che venga copiato non solo da altri, da altre realtà che fanno pallacanestro, ma io mi augurerei che venisse copiato da altri sport. Non ho capito. Mi augurerei che venisse copiato da altri sport, che è il Basket for People. Noi l'abbiamo chiamato così perché è un basket aperto a tutti i ragazzi, per cui, per capirci, accede chiunque. Quindi cioè, è un corso per tutti. È un corso per tutti, per cui qualsiasi ragazzo si presenta, sia esso, per dire, un maschio o una femmina, sia esso un bimbo o un ragazzo, sia esso bianco o nero, sia esso abile o fragile, qualsiasi tipo di differenza vi viene in mente, entra nel campetto ed è già incluso e accettato e partecipa al corso. E ovviamente vi rendete conto qual è la valenza sociale di un'operazione del genere. Cioè, significa che tutti i ragazzi giocano insieme senza distinzione di sesso, di ceto sociale, di disponibilità economiche, di abilità. Certo. E questo lo fanno in maniera molto, molto armoniosa. Quando siamo partiti con questo progetto abbiamo avuto, diciamo, molta diffidenza, perché chiaramente è un percorso non comune. Quindi si pensava che questo progetto, dice, ma come si fa a fare giocare un bambino con un ragazzo adolescente? Come si fa a fare giocare un ragazzo che ha delle fragilità con un ragazzo che ne ha di meno? E in realtà questi sono tutti pipponi mentali che si fanno in tanti, quando invece basta trattarli tutti allo stesso modo e farli giocare insieme, semplicemente come quando noi andavamo al campetto, io e Daniele, quando eravamo piccolini, e giocavamo con ragazzi più grandi di noi, più piccoli di noi, con ragazzi di altro sesso, di altra razza, e non ci facevamo nessun problema, giocavamo e basta. Adesso invece si è in un'epoca dove la differenza viene evidenziata, ma viene evidenziata non valutata come un valore, ma viene evidenziata come un pericolo. E questa è una cosa gravissima, perché chiaramente è disaggregante ed è una cosa molto pericolosa per la nostra società. Quindi ecco perché io mi augurerei che questo piccolo modello che noi stiamo cercando di portare avanti venisse copiato non solo da chi fa pallacanestro, ma anche altri sport, perché l'importante non è lo sport, ma è l'approccio che si ha allo sport, qualsiasi esso sia. E allora, se si riesce ad avere questo approccio con questa apertura mentale che noi avevamo e che adesso si è persa e invece andrebbe immediatamente recuperata per avere una società tutto tondo migliore, penso che qua, invece di fare chiacchiere, si potrebbe, come diceva Daniele, fare i fatti. E fare i fatti significa formare delle persone che poi diventeranno adulte e faranno parte di una società, abituate a capire che la diversità è un valore e abituate a stare con tutti nella massima serenità e in modo pacifico. No, è fondamentale fare i fatti. E secondo me è altrettanto, ecco, bravo Daniele che ci regala anche un applauso, perché un applauso. Bravo, importanti i fatti, però è importante anche esternare, disporre, come ha fatto Giancarlo, le idee in modo chiaro. E mi ha colpito particolarmente quando hai detto, Giancarlo, mi auguro che questo progetto venga copiato, che lo facciano tutti, che è un qualcosa che tendenzialmente uno non dice, no? È il suo progetto, vuole tenerselo stretto, sono stato io, e invece no. Questo ci fa capire quanto sia importante il valore sociale di quello che tu dici, e poi non mi sento di aggiungere altro per non cadere in banalità, ma sei stato chiarissimo. Detto questo, vedevo Daniele molto coinvolto, E infatti io continuerei anche il ping pong e ti passo a te il pallone, perché so che mi sono incuriosita su come Daniele abbia iniziato a giocare, perché molte volte uno viene coinvolto magari perché si sente vicino, no, ad una realtà, a un qualcosa, e quindi mi ha incuriosito come tu, insomma, come è iniziata la tua carriera, quando è stato proprio le prime volte che ti sei appassionato, come hai capito che avevi questa passione per il basket. Beh, andando al campetto è per quello che sono stato così coinvolto da questa iniziativa, perché io andavo al campetto e perché
Essendo appassionato del campetto, capisco quanto è potente il campetto per i ragazzi e quanto può valere l'opportunità di avere quell'opportunità di giocare con quelli che già sono lì prima di te, o essere il primo che arriva e vedere ragazzi che si aggiungono a te. Quindi è semplice la cosa, il campetto è aperto, il campetto è per tutti, non ha confini, non ha nessun tipo di regola o target o etichetta, anzi è meglio la parola. Quindi per quello che sono estremamente coinvolto, proprio nel campetto io ho imparato l'agonismo che ci si può avere anche poi da utilizzare, che mi ha permesso proprio di capire prima cos'era necessario per diventare professionista. Quindi la mia passione è partita dal campetto, ma senza nessun tipo di dubbio. E questo è uno spunto interessante, certo. No? Lui ha detto: dal campetto mi è nata, ho appreso l'agonismo, che invece magari sembra un po' un paradosso. Uno pensa che nel campetto non c'è agonismo, invece è proprio che lì che lo impari. Si imparano i valori. Diventa anche una scuola di vita, esatto. Sì, si imparano i valori, si cresce lì, no? Ma come in tutti gli sport, lo sport deve unire e lo fa in quel modo lì. Quando tu ti abitui a condividere con altri ragazzi un qualcosa che ti appassiona inevitabilmente. Tutti gli altri discorsi che faceva giustamente Giancarlo, o meglio, non che faceva Giancarlo, di cui parlava Giancarlo, che si fanno erroneamente sulla differenza, sui problemi, sulle discriminazioni, sono cose che non c'entrano nulla con lo sport per quanto mi riguarda. E quindi praticamente Daniele è la conferma vivente che da quei campetti nascono i campioni di domani, e quindi magari nascono i campioni che sono nati, i campioni che oggi, ecco, Daniele vince lo scudetto oppure ci portano alle Olimpiadi. Comunque... Sì, ma c'è fatto un sondaggio sulla nazionale che è andata a Tokyo e gli chiedete: ma quanti di voi andavano al campetto? Io ho iniziato 8 anni a giocare. Tra gli 8 e i 12 anni, quanti di voi andavano al campetto? Fate un sondaggio e statisticamente avrai la risposta. Perché se no, perché con le difficoltà che in Italia abbiamo nell'andare nel palazzetto ad allenarci, e le società che purtroppo non hanno la disponibilità a livello di infrastrutture per ospitarti quando vuoi, è l'unico posto dove vai al campetto. Se hai una palla, vai là e se vuoi coltivi e segui la tua passione. Quindi... Tutti, ma tanta gente. Allora, Daniele, poi con te, insomma, ho detto prima, sei un po' una vecchia conoscenza, ti siamo venuti a conoscere proprio a Napoli, no? 2 anni fa. Ecco, quanto è cambiato da allora? Tra l'altro abbiamo delle immagini, Mattia, di Daniele di Rio. Mi hai sentito, Daniele? Io non ho capito la domanda. Quanto è cresciuto Daniele Sandri come atleta rispetto a 2 anni fa, l'ultima volta che ci eravamo parlati? Sì, molto, perché... Posso chiederti l'età, Daniele, perdonami? Facile. 30 anni. Cosa vuoi, Federico, che mi rimproveri? Non si può chiedere l'età. No, è che purtroppo Martina ha questa mania di provarci con chiunque, continua a farlo anche in diretta, ma okay, noi lo accettiamo, bisogna assecondarla, lo so. Ma guarda, pure io sono impegnata, sciocco. Federico mi mette sempre in mezzo. No, che se mi hai chiesto l'età vuol dire che magari altri dettagli non li sapevo. No, perché così no, ma dai, insomma, guarda, no. Allora, Federico va neutralizzato. Io ti ho chiesto l'età perché c'è un'età in cui poi avviene proprio un'evoluzione più che in altre età, e quindi ti vedevo giovane e volevo capire, insomma. Quindi in questi 2 anni mi dici è cambiato molto. Scusami, ti abbiamo interrotto. Sì, son cambiato molto a livello di consapevolezza, e soprattutto a livello di circostanze eccezionali, speciali e forti, perché a livello emozionale raggiungere i risultati che ti chiede la società deve avere una certa maturità mentale per stare sul pezzo e fare ciò che serve per ottenere, perché se tu non ottieni quel risultato purtroppo deludi molte persone, perché Napoli aveva gli occhi puntati su di noi, quindi Queste situazioni qui di forte pressione mi mettono nelle condizioni di migliorare, perché sono sempre state le situazioni che ho cercato. E poi con una città come Napoli, a maggior ragione, che dopo tanto tempo che non vedevano basket, hanno avuto modo di sentirsi importanti non solo per il calcio, per altri
discipline sport più usuali là, ma per la pallacanestro, perché poi sembra che comunque la pallacanestro piaccia molto. Poi il prossimo anno, se le persone torneranno al palazzetto lì a Napoli, sarà una bolgia vera e propria e tornerà ad essere a livello proprio di immagine del basket italiano, sarà una spinta incredibile. Perché infatti io tornerei, perdonami Martina, proprio al presente. Tu parli giustamente d'Italia, io voglio tornare a parlare delle Olimpiadi. Abbiamo peraltro le immagini anche di Serbia-Italia, la partita che poi ha permesso, no, all'Ital Basket di qualificarsi per i Giochi Olimpici. È un momento sicuramente molto, molto positivo in generale, no? Ne abbiamo parlato sotto molti punti di vista, Martina, a partire dal calcio, passando per il basket, a livello di nazionale e di club, nel caso anche di Daniele, che quest'anno si è regalato tante soddisfazioni. Sì, beh, Daniele anche nel caso del club, ma vedevo Giancarlo che annuiva sorridendo, mentre Daniele appunto diceva, parlava soprattutto anche del focus su Napoli. Napoli è una città che ama il basket, quanto lo ama? Sì, Napoli chiaramente è una città a vocazione calcistica come tutte le grandi metropoli italiane, però il basket ogni volta che ha avuto dei risultati importanti ha sempre avuto un riscontro pazzesco, il palazzetto è sempre stato stracolmo, il calore poi dei napoletani è risaputo, cioè certo. Il napoletano è eccessivo nel bene e nel male, e quindi nel bene questo eccesso si tramuta in un calore pazzesco che dà una spinta incredibile ai propri beniamini. Assolutamente, c'è grande coinvolgimento da parte del tifo, qualunque sport sia, no, cioè il napoletano è molto caloroso come tifoso. Assolutamente, assolutamente. E immaginarsi in una scatoletta di 4.000, 5.000 persone, con tutte le persone, diciamo tutti i tifosi assiepati, che ti spingono, chiaramente altro che se non è il sesto uomo in campo, come si diceva una volta. Ovviamente si incide, come diceva Daniele, io sono convinto che se verrà allestita una squadra di valore, e se le condizioni permetteranno di avere il palazzetto pieno, come sicuramente sarà, sicuramente sarà un bello spettacolo. E certo, perché ricordiamo appunto che siete in Serie A con la Gevi dopo 13 anni, corretto? Sì, sì, dopo 13 anni, ma 13 anni sofferti, 13 anni di continue cadute, di continui fallimenti, di società fantasma che apparivano e scomparivano nel giro di un anno, due anni, quindi con un senso di precarietà, perché il problema non è essere in A1, non essere in A1, è esistere. Per cui avere una società che dà una continuità, anche con dei risultati magari non esagerati, ma anche una Serie B, una 2, però dà continuità, una tradizione importante. Invece gli ultimi anni a Napoli, dopo l'era Maione, è stato un continuo susseguirsi di incertezze. E questo ha creato una serie di squilibri e di difficoltà anche nel rapporto con la tifoseria. E il grandissimo merito che hanno avuto Daniele e i ragazzi che hanno conquistato questa meravigliosa promozione quest'anno e che comunque sono partiti dall'anno prima con delle condizioni sicuramente molto meno favorevoli rispetto a quelle di quest'anno, è stato in nulla di costruire una squadra solidissima, un gruppo molto molto forte che è riuscito in niente a riportare la squadra nella massima serie, cosa che non era per nulla scontata, perché una squadra che parte con i favori del pronostico è molto molto difficile che poi mantenga questi favori. Quindi hanno avuto una durezza mentale pazzesca, e Daniele in questo è stato uno degli artefici assoluti, perché anche nella parte finale, dove magari è stato meno protagonista sul campo, è sempre stato l'anima della squadra ed è sempre stato con il suo esempio così ineccepibile che spronava tutti a dare il massimo, ed è stato un collante pazzesco. E non è un caso che poi, anche grazie all'esempio di Daniele, la squadra sia rimasta compatta anche nei momenti di difficoltà che notoriamente ci sono in qualsiasi serie finale, e poi abbia centrato questo traguardo meraviglioso. Ok, è stato un po' un leader della squadra. Certo, ora se non ci il sei leader più, emotivo per leader me è il leader emotivo. E certo. A proposito di leader emotivo, Daniele,
quest'anno ovviamente scudetto, Coppa Italia, obiettivi a livello personale per il futuro? Obiettivi proprio, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? A cosa miri? Dalla prossima stagione? Ah no, beh, miro ovviamente a migliorare quello che ho fatto l'anno scorso, ovviamente, perché si punta sempre a migliorare e poi a divertirmi. Quello è fondamentale, no? In tutti gli sport. Ogni tanto quando devi raggiungere obiettivi importanti e hai molta pressione, si perde un po' l'essenza dello sport, il divertimento, capito? È tutto molto lavoro, che è una cosa assurda mettere lo sport come lavoro. Però comunque divertirmi. E invece quali possono essere, Martina, questa mania di protagonismo, quali possono essere gli obiettivi, i traguardi importanti, no, di cui parlavi, che può raggiungere la nazionale? Perché insomma, parliamone, prima abbiamo accennato, abbiamo le immagini che adesso Mattia ci manda, l'esordio sarà il 25 luglio contro la Germania, il gruppo composto tra le altre anche da Australia e Nigeria. Italia che peraltro torna a competere alle Olimpiadi, se non erro mi potete chiaramente correggere voi, dopo 17 anni, perché nel 2004 ad Atene ci fu un argento. Cosa ci si aspetta dall'Italia di quest'anno? Già essere arrivati a Tokyo è già un grandissimo e bellissimo risultato. Quindi bisogna godersi veramente l'atmosfera e senza troppi obiettivi, secondo te? Ah, lì te la... È che secondo me, quando arrivi in quelle circostanze là, io penso che tutti i ragazzi ci andranno a godere un bel momento. È ovvio che ogni ragazzo vorrà vincere una medaglia, perché vai lì per vincere la medaglia. Ovviamente bisognerà far conto con gli avversari, perché gli avversari sono di livello, hanno delle qualità che magari noi abbiamo meno. Però ti dico io, te la metto così, che se segniamo da tre, una medaglia ce la portiamo a casa facile, proprio, te lo dico subito qua. Giancarlo, tu che ne pensi? Siamo 5%, abbiamo la medaglia fatta. Abbiamo la medaglia a casa. Speriamo, speriamo. Giancarlo, faccio così. Sì, tanto quelli che stiamo vedendo sono gli highlights di Italia-Serbia, che appunto ricordiamo si è giocata il 4 luglio e ha permesso, insomma, con la vittoria dell'Italia, la qualifica ufficialmente per i Giochi Olimpici. Quindi li vediamo, gli azzurri contro i serbi. In un match, sì, decisivo, assolutamente. Sì. Al Cardiopalma poi, 102-95. Sì, ma poi è bellissimo, perché quei giorni è stato veramente, è successo di tutto tra gli europei di calcio e questa bella notizia del basket, effettivamente. Quindi anche lì poi si è vista un po' la solidarietà nello sport, no? Il mister Mancini che aveva fatto i complimenti. Tu mi fai una correlazione tra le due cose. Io ti dico che nel girone olimpico dell'Italia Basket c'è la Germania. Questa partita di qualificazione si è giocata il 4 luglio, che nel 2006 fu il giorno di Germania-Italia. Cioè. Quindi so che non lo sapevi, ma hai provato a dirlo. Anche se c'è Insigne alle tue spalle, Martina. Non inquadriamo Martina che guarda Insigne, per cortesia, è una scena raccapricciante. Infatti, per favore, mostriamo la maglia. Eccola qui, perfetto. Va bene, bravo, complimenti, sì. Devo dire che hai studiato. Vero? Bravo, guarda, no, è memoria storica questa. Sì, bravo. Anche perché io nel 2006 avevo ben 7 anni, quindi voglio dire, un'esperienza alle spalle di un certo livello. Ragazzi, io ce lo portiamo apposta, Federico, noi, per queste date che si ricorda. Vi ringrazio, quindi Giancarlo. Vi ringrazio con grande entusiasmo per averci riempito comunque di opinioni, di pronostici per le Olimpiadi e soprattutto di belle parole e fatti, nel caso di Giancarlo, anche per quanto riguarda le iniziative sociali. Per il momento mi sento di dire questo, non so se Martina vuole aggiungere qualcosa. Assolutamente voglio andare a seguirlo, perché veramente gli esempi così, è un esempio da seguire. Sono questi veri influencer, io gli influencer veri sono quegli esempi veri, autentici, che bisognerebbe seguire. Quelli sono i veri. Altre situazioni, vabbè, si può fare per perdere un po' di tempo, però certo. Seguitelo, perché chi influenza veramente è chi influenza la società. Sto diventando rosso. Sì, chi fa qualcosa, tranquillo, non si vede Giancarlo perché sei abbronzato, meno male.
No, ma invece, ok, chiudendo diciamo con le Olimpiadi, e insomma, noi incrociamo le dita, iniziamo, hai detto Federico, il 25 luglio. 25 confermi, luglio contro la Germania, insomma, una partita così banale. Sì, tanto per aprire le danze in modo semplice. Questo è diverso invece dal calcio, che invece ha aperto con la Turchia, che comunque si ostica, ma non come la Germania, insomma, no? Che squadra è? Che nazionale troviamo nella nazionale tedesca? Bella domanda, adesso mi cogli. È una nazionale forte, perché è un campionato forte. Non so se partecipa o non partecipa, però sono tutti grossi. Ora, ecco. Quando giochi ad alto livello diventano tutti enormi, diventano tutti forti, però noi abbiamo la tecnica, in Italia abbiamo tanta tecnica, il canestro da tre, a medaglia la portiamo a casa. Ebbene, bene, quindi insomma grandi speranze, grandi auspici, Federico? Assolutamente. Ma invece poi noi qualche settimana fa abbiamo fatto un atletalk sul futsal. E io sono rimasta un po', diciamo, impressionata da uno spunto di riflessione, Federico. Ti ricordi che mi ha molto colpito il paragone del futsal, che in un gergo che odiano i giocatori di futsal, che è il calcetto. Non avrei mai pensato che il futsal è più paragonabile al basket anziché al calcio. Vero. Insomma, no? Siete d'accordo? Effettivamente il basket si può paragonare al calcetto, meglio detto futsal. Sì, sì, sono d'accordo. Addirittura te lo confermo, perché con la nostra squadra di basket, quando eravamo ragazzi, facevamo quelle categorie che una volta si chiamavano cadetti, juniores, e allora si faceva, era abitudine, anche perché non c'erano tutti questi diversivi, fare anche più di uno sport, e quindi inevitabilmente finivi anche sul calcio e sul calcetto, che erano gli sport più popolari. E con la squadra di basket, che ovviamente era una squadra, diciamo, con limiti tecnici evidenti quando si disponeva su un campo di calcetto, però con la lettura dei giocatori di pallacanestro, quindi sullo scalare, sul riempire le posizioni, clamorosamente riuscivamo a vincere i tornei di calcetto semplicemente con quello, pur non avendo la tecnica di base, perché appunto si avvicinava come tipo di sport al basket. È ovvio che messi invece in un campo a 11 facciamo delle figuracce. Altro sport, certo. Però beh, bello che ci sia conferma anche da quest'altra parte. Sì, no, abbiamo sentito spesso, lo dicevamo, sì, parlare di questa cosa, no? Mi ha sempre incuriosito. Va bene, allora io penso che siamo addirittura d'arrivo. Ci siamo detti tutto. Un sacco di cose. Insomma, queste belle iniziative di Giancarlo, che era assolutamente doveroso dargli un grande spazio. E poi, insomma, anche, beh, Daniele non ci ha spoilerato molto sul suo futuro. Ci ha Daniele detto che si è rotto questo contratto. Carico come una molla, te lo dico io. È carichissimo. Sì, però avremmo voluto sapere qualcosa. Sta valutando. Certo, perderanno, però anche loro perderanno una punta di diamante. Se, è ufficiale, insomma, che Martina ci sta provando con te. Vabbè, no, l'abbiamo basta, detto. L'abbiamo... Ma io anche sono fidanzata. Sì, lo dici per comodità, ecco. Va bene, Daniele. Allora, di sì, e dopo ti lascio il numero. Eccala là, pure mi litiga con la fidanzata. Ma no, perché sennò pensa troppo alla squadra, e se si pensa troppo non si giunge al risultato. Invece deve distrarsi in qualche modo. Vabbè, come dicono a Striscia, sono ragazzi, perché Federico è un giovane baldo. Solo a Striscia lo dicono, peraltro. E no, dicono tutti. Quindi va bene così, però. Va bene. Allora, grazie Giancarlo, grazie Daniele, e insomma, grazie a voi, grazie mille. Che vinca il migliore alle Olimpiadi a Tokyo 2021, che sarebbe Tokyo. Vinca l'azzurro, dai. Vinca l'azzurro sempre, migliore, esatto. Non lo so. E quindi grazie ancora a voi, mentre invece a voi che ci state seguendo la live ricordiamo i nostri vari appuntamenti, quindi l'Atletalk che potete riseguire sul sito, su Twitch, dovete mettere la campanella, se volete. Io sono imperativa, potete attivare, no, perché sennò poi non lo fanno, loro si sentono obbligati. Ma no, a fare, perché ragazzi, loro con me sono in confidenza, siamo simpatici, siamo onestamente molto carini, litighiamo in diretta, meglio di così, dai, per contenuti extra. Ti dico l'ultima battuta su Tokyo. Sì, vai Giancarlo. Come ha detto Daniele, finché partiamo senza i favori del pronostico, saremo la squadra di rivelazione.
la prima partita dove si penserà che avremo i favori del pronostico saranno dolori. Sì, mentalmente fa tutta la differenza del mondo, sì. Assolutamente. Col pendolo, vedremo. Speriamo bene, un saluto ragazzi, grazie mille di tutto. Ciao Daniele. Ciao Giancarlo, grazie. Ciao Gianca, un abbraccio. Ci abbracciamo tutti virtualmente. Sì, e vogliamoci tanto bene anche, direbbe Caressa. Soprattutto. Ma Martina, tu ti saresti mai aspettata, chiudendo il cerchio, l'Italia campione d'Europa? Io sì. Però non ti aspettavi la Danimarca in semifinale? Federico, l'Italia col mondiale. Io che vincevamo questo europeo, l'ho detto dall'inizio. Ma poi questa Danimarca. La Danimarca, intanto, ragazzi. Intanto che Nicolocci rompe dal... Gioca più a pallone dell'Inghilterra, però it's coming home, no? Era così. Va bene, un saluto. E allora, Mattia, puoi anche chiudere tutto. Ciao. I buffetti di... Sto parlando? No, io chiudo. Di Chiellini, va bene. Grazie Mattia, grazie Nicolò, grazie Federico, grazie a me. Graziella. Grazie Andrea Buttao. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.